Amici di Manfredonia TV e soprattutto amici sportivi e tifosi del Manfredonia Calcio, ben sintonizzati su questa diretta Facebook, parliamo del Punto, trasmissione ideata e condotta in solitaria da Antonio Castriotta. Come al solito partiamo sempre dal calcio a 11, lo sport che è più seguito. Il calcio, lo avrete visto in tanti, affollano gli stadi, è lo sport che interessa più di ogni altro sport a tutti, ma ovviamente dedicheremo questa trasmissione anche agli altri sport. Partiamo dal calcio a 11 ed in particolar modo dal Manfredonia Calcio che ieri è riuscito a battere in trasferta la Nuova Rutilianese per 3-1. Poi sentiremo le interviste di mister Agnelli e del bomber Pasquale Trotta. Ma prima di parlare del Manfredonia Calcio 1932 leggiamo i risultati della settima giornata del campionato regionale di promozione. Ginosa, Noi Cattaro 0-1, Asset Labor, Borgorosso Molfetta 3-1, Donuva Football Club Capurso 3-0, Norba Conversano United Sly 0-4, Nuova Spinazzola Canosa 2-2, Real City Vigor Bitito 2-0, Rinascita Rutiglianese Manfredonia 1-3, Sporting Apricena Castellaneta 1-1. Per una classifica che vede al primo posto a pari punti con lo United Sly il Manfredonia Calcio, poi a 13 punti, a quota 21, a 13 punti terzo posto in classifica vi è il Real City, poi vi è il Vigor Bitito a 13 punti, Noi Cattaro a 11, Ginosa a 11, Castellaneta 11, Asset Labor Grottaglie 9, Borgorosso e Nova Conversano 9, Sporting Apricena, Nuova Spinazzola 8, Rinascita Rutiglianese 6, Canosa 5, Donuva Calcio 4, Football Club Capurso 0 punti in classifica. Fanalino di coda. Ebbene, parliamo della Manfredonia Calcio 1932 che ieri ha ottenuto la settima vittoria in campionato, settima vittoria in trasferta ovviamente contro la Nuova Rutiglianese, una partita nella quale il Manfredonia ha dominato dal primo all'ultimo minuto, salva fatta eccezione per quel gol subito nella seconda frazione di gioco che sembrava potesse riaprire la partita, poi ci ha pensato Cristian Albrizio a segnare la terza rete. Una partita nella quale siamo passati in vantaggio nella prima frazione di gioco con Mimmo Laboragine, che avevo sentito venerdì per un'intervista che mi è stata rilasciata allo stadio. Ebbene, in quel frangente chiesi a Mimmo Laboragine di affinare un pochettino la tira, la mira sui calci di punizione. Sappiamo che è colui che esegue i calci di punizione del Manfredonia Calcio 1932. Ebbene, mi ha accontentato. Siamo passati in vantaggio con una pennellata di Mimmo Laboragine. Siamo tornati negli spogliatoi nella prima frazione di gioco con un vantaggio risicato di 1-0, anche se abbiamo macinato una buona mole di gioco. Siamo tornati in campo nel secondo tempo, il solito Pasquale Trotta, ben imbeccato da Mastro Pasqua, ha segnato il gol del 2-0, poi c'è stato il gol da parte della Nuova Rutiglianese, infine sempre Albrizio, grazie a Matteo Stoppiello, ha chiuso la partita con un 3-1. Risultato abbondantemente previsto e meritato da parte del Manfredonia Calcio 1932, che ha giocato tuttavia su un campo non in perfette condizioni, un campo dove mancava l'erba, un campo che non si dovrebbe utilizzare neanche per i campionati di terza categoria, lo dico tra virgolette, non me ne vogliono coloro che disponono di questo tipo di campionati, parliamo di un campionato di promozione e quindi tutti i campi dovrebbero essere adeguati allo svolgimento regolare delle gare. Il Manfredonia infatti per poter affrontare questa partita ha disputato due allenamenti infrasettimanali sul campo della Salvemini. Però sentiamo la voce dei protagonisti e in particolar modo mister Luigi Agnelli nell'intervista che mi è stata rilasciata ieri sera al rientro a Manfredonia. Mister Luigi Agnelli, si torna da Rutigliano con una importante vittoria per 3-1, tantissimi gol segnati, siamo in serie positiva oramai da 7 partite. Che partita è stata? È stata una partita difficile su un campo molto difficile, quasi al limite della praticabilità. Abbiamo fatto comunque lo stesso la nostra partita, abbiamo cercato di imporre il nostro gioco dal primo all'ultimo minuto, abbiamo sprecato tante occasioni da gol anche perché la partita poteva finire con un risultato molto più rotondo e non abbiamo chiuso la partita quando dovevamo farlo e abbiamo concesso quel gol alla squadra avversaria. Poi dopo 30 secondi abbiamo ripreso in mano la partita e abbiamo concluso la partita sul risultato di 3-1. Ecco mister, quel gol che ha riaperto la partita sul 2-1 a noi tifosi che seguivamo la partita così sul risultato ci ha fatto temere che ci potesse
essere la rimonta da parte della nuova Rutiglianese, invece poi è arrivato il terzo gol a chiudere ogni velleità. Sì, sì, abbiamo fatto comunque una buona prestazione a prescindere da tutto. Abbiamo costruito e impostato da dietro con i due difensori centrali che hanno fatto una grande prestazione. E il tutto poi è normale, si ha con una crescita e soprattutto il gol è venuto frutto da un campo poco praticabile, quindi la palla, ecco, ce lo vuole raccontare palla, il gol, una come palla se... magica, fondamentalmente si è ritrovato a tu per tu poi il giocatore, l'attaccante con Morgillo, la palla ha rimbalzato in maniera un po' strana e il portiere che ha cercato di andare ad aggredire frontalmente la palla è stato anticipato dall'attaccante che ha depositato la palla in rete. Ecco, la cosa positiva è comunque che questa squadra continua a segnare triplette, 4 gol a partita. Sì, vabbè, siamo in positività sotto la vena realizzativa, questo è anche frutto di quello che è la crescita, come dicevamo a inizio anno, e tutto poi ha un seguito come può essere anche il gioco su un campo così disastrato, perché abbiamo fatto per me delle ottime trame di gioco. Ok, grazie mister. Grazie a te. Grande protagonista di questa partita è stato Pasquale Totta, il nostro bomber che lascia sempre il segno su ciascuna partita. L'anno scorso ne ha segnati tantissimi di gol, 43, e quest'anno ne ha segnati ancora tanti, se non erro 7-8, 8 gol esattamente. Mi faceva cenno la regia ed ha segnato ieri l'80° gol in carriera, che ovviamente gli ha fatto guadagnare la prima posizione in classifica nella classifica dei marcatori di tutti i tempi. Un Pasquale Trotta che è un giocatore ovviamente di categoria superiore rispetto a quella che il Manfredonia sta disputando quest'anno, campionato di promozione. Un Pasquale Trotta che ha deciso di sposare la causa del Manfredonia già l'anno scorso militando nel campionato di prima categoria, e quest'anno ha deciso ancora una volta di restare in questa società, ma credo resterà per sempre perché ha sposato questo progetto che speriamo possa quanto prima portare il Manfredonia prima in eccellenza e poi in Serie D, che è la categoria nella quale il Manfredonia Calcio dovrebbe militare. Sentiamo l'intervista che mi è stata rilasciata da Pasquale Trotta, il grande bomber del Manfredonia Calcio. Pasquale Trotta, appena rientrata dalla trasferta da Rutigliano, abbiamo meritatamente battuto la nuova Rutiglianese per 3-1. Anche in questa partita ci hai messo lo zampino, hai segnato un gol che ti porta a quota 80. Raccontaci un po' di questa partita. Sì, Antonio, niente, posso dire che oggi è stata una partita dove questa volta posso dire che abbiamo approcciato bene. Abbiamo iniziato subito forte, dopo neanche un minuto ho preso il palo. Poi abbiamo avuto un'altra occasione con Cristian Albrizio, dove c'è stato un salvataggio sulla linea del difensore, e poi siamo stati bravi a sbloccarla con Mimmo su calcio di punizione. Poi siamo stati bravi nel gestire la partita, poi il secondo tempo l'abbiamo chiuso, anche se abbiamo preso il momentaneo 1-2 dove abbiamo rischiato qualcosa, però poi siamo stati bravi a capitalizzare il terzo gol e l'abbiamo chiuso la partita. Ecco, prima di parlare del gol subito, avete avuto difficoltà sul terreno in erba naturale? Sì, penso, come avete visto anche nelle immagini, il campo era un disastro, cioè era veramente complicato giocarci sopra, e soprattutto bisogna dire che siamo stati anche fortunati a non avere infortuni, perché il campo veramente era in condizioni pessime. Ecco Pasquale, questa squadra ha segnato più gol di tutte le altre squadre del nostro girone, tant'è vero che siamo primi in classifica a pari punti con lo Slay, che peraltro ha vinto, però purtroppo segna, ogni settimana subisce un gol. Quando è che si potrà evitare di subire gol e perché? Hai fatto una giusta analisi. Noi siamo una squadra che, come tu sai, giochiamo soprattutto per fare tanti gol, che è una squadra che applica un calcio molto offensivo. Chiaramente poi ci prendiamo anche dei rischi, anche se oggi non abbiamo preso un tiro in porta, però purtroppo subiamo sempre questo gol. Però io ripeto, secondo il mio parere, finché si vince mi sta anche bene. Ecco, sarà sempre ancora un 2-2, una corsa a due tra il Manfredonia Calcio 1932 e lo Slay, che peraltro oggi ha vinto, ha segnato 4 gol se non sbaglio in trasferta. Sì, per il momento la classifica dice questo, però chiaramente il campionato è lungo e noi guardiamo partita dopo partita. Non bisognerà assolutamente fallire l'appuntamento dell'8 dicembre, quando l'affronteremo qui in casa. Esatto, quella è una partita molto importante, però oltre a quella ce ne saranno tante altre prima. Anche quelli minori non bisogna perdere la concentrazione, perché l'anno scorso ha dimostrato che nelle minori purtroppo abbiamo perso dei punti essenziali per la vittoria finale. Pienamente d'accordo con te.
Grazie Pasquale. Grazie a te. Continuiamo a parlare di calcio a 11, è il momento del Foggia Calcio 1932 che ieri è impattato in un pareggio casalingo allo stadio Zaccheria contro il Casarano. Foggia che quest'anno, dopo le note vicissitudini dell'anno scorso, giocava in Serie B, disputa il campionato nazionale dilettanti. È stato allestito un organico importante affinché il Foggia Calcio possa tornare quanto prima nelle categorie che le competono e quindi quantomeno tra i professionisti. Dicevo, il Foggia Calcio ieri ha giocato contro il Casarano, la partita, io ho visto gli highlights, è stata piuttosto equilibrata, ma al secondo tempo, al 29esimo, il Foggia è passato in vantaggio con Iadaresta, ma è stata subito raggiunta dopo 10 minuti con un colpo di testa di Mattera da parte del Casarano. Un Casarano che è partito in sordina quest'anno, anche se era stato allestito un organico per vincere il campionato di Serie D, ma poi ha dovuto fare i conti con altre formazioni ben allestite, da cui lo stesso Bitonto, il Fasano, il Cerignola che è fanalino di coda e nella zona play-out, parleremo anche del Cerignola. Comunque un pareggio che comunque proietta il Foggia nelle prime posizioni di classifica. Al primo posto vi è il Bitonto soltanto ad una sola lunghezza dal Foggia. Invece ha perso ancora una volta il Cerignola sul campo del Sorrento per 2-1. Dopo essere passato in vantaggio, il Cerignola ha subito il ritorno del Sorrento che con 2 reti è riuscita a vincere dinanzi ai propri tifosi. È chiaro che adesso si è aperta una crisi a Cerignola, i supporter del Cerignola sul sito, sulla pagina del Cerignola Calcio hanno attaccato la dirigenza, vorrebbero che ci fosse l'avvicendamento sulla panchina alla luce dei risultati sino ad oggi ottenuti da mister Potenza. In tanti vorrebbero che tornasse sulla panchina Bitetto, che l'anno scorso aveva realizzato 79 punti ed era riuscito a vincere anche i playoff del campionato nazionale di Serie D, Girone H. Parliamo adesso del calcio a 5, quindi della SIM Manfredonia Calcio a 5, che ha affrontato la sua prima trasferta stagionale in Reggio Calabria contro il Cataforio e purtroppo è incappata in una sconfitta per 2-1. Una partita piuttosto equilibrata nella quale la SIM Manfredonia Calcio a 5 ha purtroppo sciupato tante occasioni da gol, ha subito un gol nei minuti finali del primo tempo sul calcio d'angolo, sulla solita disattenzione difensiva, si è consentito all'avversario di poter tranquillamente tirare in porta, quindi area di porta libera, visuale libera. Poi si è tornati in campo nella seconda frazione di gioco, la SIM ha riordinato le idee, ha continuato a macinare gioco, ad essere più propositivo ed è arrivato il gol del pareggio con Riondino. Anche questa volta tuttavia una disattenzione difensiva ha consentito, quando mancava veramente una manciata di secondi al termine della gara, al Cataforio di segnare la seconda rete con la gioia del pubblico presente che è esploso nel palazzetto. Ovviamente tanto amaro in bocca per i ragazzi di mister Massimiliano Monsignori, eloquenti le immagini rappresentate dalla TV locale, dove Massimiliano Monsignori avrebbe qualcosa da dire, ha detto qualcosa ai propri calciatori. Insomma, non si possono perdere queste partite quando davvero manca una manciata di secondi al termine della gara. Sono state fatte alcuni errori difensivi, ma siamo stati anche poco propositivi, poco precisi più che propositivi sotto porta. Quando vi sono chiare ed eclatanti azioni da gol, bisogna mettere la palla in porta. Sabato prossimo alla Pala Scaloria affronteremo il CUS Molise, che è una squadra che milita a 10 punti in classifica. Certamente sarà uno scontro molto ma molto delicato ed importante per la SIM Manfredonia Calcio a 5, che proprio in queste ore annuncerà il tesseramento di un centrale difensivo che andrebbe a sostituire Nicolas Pinero, che quest'anno per vicissitudini di tesseramento non ha potuto prendere parte al roster della SIM Manfredonia Calcio a 5. Speriamo che questo nuovo innesto possa dare manforte al reparto difensivo, non soltanto, ma si attende quanto prima che possa essere tesserato Martin Persek, che è la punta di diamante del reparto offensivo. Siamo più che convinti che questa squadra possa certamente dire la sua in questo campionato e raggiungere tranquillamente la salvezza, se non qualcosa in più rispetto alla salvezza.
Parliamo di basket. Ieri si è giocata al Palace Caloria alle ore 19, SSD Angel Basket contro Libertas Altamura, è terminata 60-55 per la Libertas Altamura. Terza partita per la SSD Angel di Manfredonia e terza sconfitta in campionato. Dispiace tantissimo perché comunque sono sconfitte di misura, specie quella di ieri dove nel primo quarto la SSD Angel si era portata in vantaggio, aveva diversi punti di vantaggio rispetto alla compagine ospite, poi nel secondo e terzo quarto ha subito il ritorno degli avversari e vi era anche una differenza di punti che poi è riuscita a colmare con un quarto strepitoso. Mancavano pochi minuti al termine della gara, eravamo sotto in effetti di un solo punto, poi vi è stato un fallo, alcuni tiri liberi e la Libertas Altamura è riuscita a distanziare la SSD Angel di ben 5 punti vincendo al Palace Caloria. Bene, la squadra sta raccogliendo meno di quello che ha seminato, certamente siamo ancora ad inizio campionato, siamo partiti male, ma vi è tutto il tempo di recuperare, soprattutto la squadra deve recuperarsi mentalmente e deve mettere in pratica gli insegnamenti e le tattiche di gioco che puntualmente il mister De Florio, il coach De Florio, durante la settimana, durante gli allenamenti, profonde ai suoi atleti. Siamo sicuri che anche in questo caso la squadra potrà tirarsi fuori dalla serie mobili. Intanto ascoltiamo l'intervista che è stata rilasciata dal presidente della SSD Angel Basket, Loredana Lillo. Loredana Lillo, presidente della SSD Giuseppe Angel, si è appena conclusa la partita qui al Palace Caloria contro la Libertas. Altamura, perfetto, si è perso 60-55 dopo una grande rimonta, parte in salita la stagione della Angel, tre partite, tre sconfitte, cos'è che non va? Intanto buonasera, mi dispiace perché stiamo lavorando molto bene durante la settimana, i ragazzi devo dire che seguono alla lettera le indicazioni di coach De Florio, però poi non raccogliamo quello che dovremmo durante le partite e quindi questo è un rammarico ancora maggiore, perché finché durante la settimana si notano delle defiance, l'approccio alla partita ovviamente è già magari con il piede sbagliato, invece lavoriamo molto bene durante la settimana, però poi succede che insomma, partita e non è la prima, non raccogliamo tutti. Ecco, le defiance si sono notate tantissimo in queste tre gare, soprattutto nel terzo tempo, come se si verificasse un crollo mentale della squadra. Ma oggi abbiamo rincorso, tranne i primi minuti in cui abbiamo impostato un po' il nostro ritmo, il nostro gioco, siamo andati, diciamo, abbiamo faticato e abbiamo rincorso già dalla fine del primo quarto, e un po' perché forse la palla gira, ma le percentuali, adesso devo vedere un po' i tabellini, non sono quelle che rispecchiano le caratteristiche dei nostri giocatori, e quindi quando, come si dice in gergo, si chiude un po' il canestro e sembra che tutto va a rotoli. È logico che quando in attacco non prendi coraggio, poi succede che in difesa lasci anche degli spazi che in altre situazioni non si verificherebbero e quindi tutto diventa più difficile. Ecco, vi sono quindi stati alcuni errori di troppo in difesa, ma anche alcuni di tiro in attacco. Sì, ma situazioni di tiro comunque, si sono forzati dei tiri. Ma senti, non sempre, abbiamo tirato anche liberi e situazioni di quelle noi segniamo, quindi un po' bisogna proprio prendere di nuovo fiducia nei mezzi che i ragazzi hanno, perché sono tutti ragazzi in gamba, ragazzi, ti ho detto, che si allenano duramente, che credono nel nostro progetto e che insieme a noi hanno lo stesso obiettivo, quindi purtroppo quando lo sport, tu lo sai, quando non gira tutto alla perfezione e non inizia ad arrivare la prima vittoria, si scende in campo anche tesi e non liberi di esprimere ogni proprio potenziale. Ve l'aspettavate un campionato così difficile?
Sì, la C-Gold è sicuramente un campionato duro, però noi siamo attrezzati per far bene, quindi non ci spaventa il fatto di affrontare squadre ben organizzate. Forse ci deve adesso spaventare più il nostro approccio alle gare. Dobbiamo un po' resettare, dobbiamo liberarci da tanti tabù e magari alibi che ci siamo creati e iniziare a giocare la bella pallacanestro che sappiamo fare. Ecco Presidente, è partito un cestista, il greco, adesso non ricordo bene il nome, arriverà qualcuno a sostituirlo? Senti, è già arrivato, però stasera non ha potuto giocare perché non ha ancora da Roma è arrivato il tesseramento, quindi domenica prossima dovrebbe sicuramente scendere in campo ed è una forza in più, sicuramente ci darà una grande mano, però si gioca, si vince insieme, quindi lui sicuramente è quella pedina che aspettavamo e che ci manca, ma il resto dei ragazzi sono di uguale importanza. Grazie. A questo punto non mi resta che salutarvi tutti quanti che siete stati sintonizzati su questa diretta Facebook per il punto di Antonio Castiotta, una trasmissione riassuntiva dove io vi racconto di quella che è stata la domenica sportiva di Capitanata, con grazie anche agli interventi, alle interviste, ai contributi che mi vengono rilasciati dai protagonisti della domenica sportiva di Capitanata. Alla prossima puntata e ciao a tutti.